due informazioni sull'associazione. Nasce 10 anni or sono con un duplice scopo: valorizzare e promuovere i giovani talenti della ristorazione italiana, quindi le generazioni future della ristorazione italiana, e promuovere nel contempo la cultura del territorio. Prende il nome da un grande cuoco del 1400, Maestro Martino appunto. Naturalmente questa è una scelta suggestiva che abbiamo fatto, perché Maestro Martino è stato innanzitutto il cuoco degli Sforza, quindi un forte collegamento con Milano, ma anche perché Maestro Martino è il primo cuoco a scrivere un libro. Noi diamo l'opportunità ai ragazzi di interpretare il loro ruolo da protagonisti all'interno di tutte le funzioni organizzative del nostro ristorante e scuola, appunto, di Villa Terzaghi. Parliamo di un ristorante gourmet, quindi tutta la linea di cucina, ma parliamo anche di laboratori di pasticceria, cioccolateria, gelateria, panificazione, pizzeria, bar e sommellerie. Buongiorno a tutti, io sono Federico Urbani e grazie all'associazione Maestro Martino sono riuscito ad entrare in questo fantastico contesto che è Villa Terzaghi, che è un ristorante didattico da cui sono partito come studente, come tutti gli studenti che partecipano al corso, e piano piano con l'impegno e la dedizione sono riuscito ad arrivare a gestire, diciamo, la cucina di Villa Terzaghi. La mia formazione è cominciata frequentando l'Istituto Alberghiero. Grazie all'associazione Maestro Martino sono anche andato a fare un periodo di lavoro all'interno della cucina di Cracco in galleria, e questo mi ha aiutato sicuramente a organizzare meglio il mio lavoro e a capire come gira una cucina di alto livello. Il ruolo della tecnologia, il ruolo delle conoscenze anche, sono completamente cambiate, perché è cambiata la tecnologia, sono cambiati i macchinari, ci sono stati dei passi enormi in avanti. La nostra scuola si regge totalmente grazie all'apporto dei partner. Sicuramente quello che utilizza di più un cuoco è il fuoco, che sia induzione o che sia fiamma, non c'è differenza, è sicuramente l'attrezzatura più utilizzata. All'interno delle cucine professionali ci sono tanti plus che ci aiutano sia in fase di preparazione delle vivande che in fase di servizio. Noi all'interno di Villa Terzaghi abbiamo una cucina Gico a isola, ci permette di lavorare molto serenamente intorno grazie a una perfetta organizzazione degli spazi. Avere un bollitore di fianco ai fornelli ci aiuta molto a scolare la pasta e metterla direttamente senza fare troppa strada. Avere comunque un'attrezzatura come la friggitrice, il fry top o la griglia sempre performanti e sempre in temperatura senza consumare troppo, e averceli sempre pronti all'uso durante il servizio. Un'altra cosa fondamentale per una cucina come quella di Gico è una facile pulizia alla fine del servizio e comunque durante tutte le fasi della preparazione. La affidabilità, che è un aspetto molto importante, sicuramente la funzionalità, nel senso che sono strumentazioni che rispondono esattamente alle esigenze di chi li utilizza, quindi dei cuochi, anche il design. Chi lavora nella cucina, chi lavora nella ristorazione, di fatto è un ambasciatore, un portatore sano della cultura italiana, e cultura italiana significa anche design e gusto per il bello, e le cucine Gico direi che ne sono un'espressione. Un terzo aspetto molto importante è l'attenzione ai consumi, quindi il basso impatto ambientale, che per noi è molto importante proprio come associazione, perché è un asset culturale che noi cerchiamo di condividere e trasferire, diciamo, ai nostri ragazzi. Si va sempre di più verso una cucina sostenibile e comunque su una cucina molto leggera e molto salutare. Le attrezzature come il nostro Vapor Fire ci aiutano ad utilizzare sempre meno grassi e a non produrre sul cibo sostanze dannose che, grigliate con una normale griglia, si formerebbero. Grazie alla sicurezza di una cucina performante come quella di Gico abbiamo sempre il modo di risollevarci dai problemi. Essendo il nostro ristorante didattico, è molto importante per me e per l'associazione far vedere ai ragazzi come una vera cucina professionale deve funzionare, deve girare. Direi che la sicurezza è un altro asset fondamentale. Diventa per noi un dovere imprescindibile quello di, in un certo senso, prevedere e andare ben oltre quelle che sono le, diciamo, prescrizioni di legge per rendere sicuro un ambiente di lavoro. Direi che la tecnologia e le cucine Gico sono dei partner, diciamo, degli strumenti affidabilissimi per questo tipo di filosofia.